preparo questa confettura di peperoni. Allora, iniziamo con il tagliare il Il peperone. peperone. Scartiamo la parte bianca. Tutta la parte bianca viene tolta proprio per evitare di schiarire la nostra confettura. Tagliamo a tocchettoni il peperone. Abbiamo preparato circa 200 grammi che poi andrà unito con 80 grammi di zucchero e un bicchiere, anche una qualche goccia d'acqua per far sciogliere lo zucchero. Nel frattempo abbiamo messo a riscaldare l'olio nel quale friggeremo il nostro bocconcino. Quindi ci mettiamo 200 grammi di peperoni e 80 grammi di zucchero e qualche goccia d'acqua per far sciogliere lo zucchero. e quindi iniziare la cottura. Mettiamo i peperoni, lo zucchero, l'acqua e lasciamo cuocere circa 15-20 minuti. Dopodiché frulliamo il tutto, quindi con l'aiuto di un mixer a immersione, e otteniamo questa cremina. Allora possiamo friggere. Immerge nella pastella. Si aiuterà con una pinza giapponese. Porzioni di 4 persone, abbiamo usato 100 grammi di farina 00, 75 di semola, un uovo con una grandezza diciamo Media. media, 3 grammi di lievito e 300 centilitri di acqua. Allora, il baccalà deve essere bianco, croccante. Se già andiamo a friggere più pezzi, vedremo che man mano che andiamo avanti con la frittura, il colore cambia un pochettino. Ok? L'olio si scurisce e quindi prende un po' di colore. Il risultato è questo. Si propone che in Basilicata vi sono ottime espressioni, uno spumante Malvasia Moscato, che ha tutte le caratteristiche, in più questa grassezza si dice, cioè questo spumante che è pieno, riempie la bocca e che ci permette con le bollicine di rinfrescare e pulire l'untuosità della preparazione.